Quando si parla di obbligazioni, sai esattamente quali sono i tre rischi principali legati a questo mercato? Conosci il modo per misurarli e far sì che siano il più possibile sotto controllo? Lo vediamo in questo video. Ciao da Massimo, in questo video impariamo a conoscere i principali rischi del mercato obbligazionario e come gestirli, per non esserne in balia. Sono rischi fisiologici e non sono mai totalmente eliminabili, ma se ben compresi, possono essere ridotti ai minimi termini. Sono fondamentalmente tre i rischi del mercato obbligazionario: il rischio emittente, credit risk, il rischio tasso e il rischio mercato. Vediamoli uno per uno. Rischio emittente è il rischio di fallimento dello Stato, azienda o agenzia di cui si è detentori di uno o più bond in portafoglio. Questo è il rischio di gran lunga maggiore e peggiore che caratterizza un investimento in obbligazioni, perché significa potenzialmente dire addio al capitale investito. Se frequenti i mercati da tempo, certamente i crack dei bond Cirio, Parmalat, Argentina e Lehman Brothers ti dicono qualcosa. L'unica possibilità per mitigare questo rischio è quella di effettuare una scrupolosa scelta e diversificazione degli emittenti che inseriamo in portafoglio. Il rischio emittente ci mette di fronte ad un possibile evento che sfugge a qualunque tipo di previsione e per questo è più insidioso. La buona notizia è che ci sono diversi indicatori che possono aiutarci a valutare l'affidabilità di un emittente. La cattiva notizia è che non tutti gli indicatori di affidabilità sono utili o comunque facilmente reperibili per il retail e pertanto è necessario attrezzarsi un minimo. Un primo indicatore che certamente conosci è il rating, che è la misura del merito di credito di un emittente rilasciato da apposite agenzie. Tanto migliore è il rating assegnato, tanto più affidabili è considerato l'emittente. Il problema è che le agenzie di rating sono spesso finite nella bufera per errori di valutazione o tempistiche sospette nel rilascio dei giudizi. Le principali agenzie di rating sono tre e sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Una diversa possibilità per valutare l'affidabilità di un emittente è guardare al suo livello dei CDS, cioè i Credit Default Swap, che altro non sono che polizze di assicurazione che gli investitori istituzionali stipulano per assicurarsi in caso di fallimento di uno o più emittenti su cui sono investiti. I CDS esprimono il rendimento aggiuntivo espresso in basis point richiesto dal mercato per compensare il rischio dell'emittente rispetto alla curva considerata free risk a parità di scadenza. Sono quindi una vera e propria misura del rischio ed è chiaro che valori di CDS via via crescenti denotano un peggioramento del merito di credito. Una delle critiche che viene mossa ai CDS è che, essendo trattati su una piazza non regolamentata, sono facilmente manipolabili ad uso e consumo degli investitori istituzionali. Questo è vero e va tenuto in considerazione, però sono sempre valori negoziati che esprimono le aspettative degli investitori professionali nel loro complesso. Purtroppo i CDS non sono sempre facilmente reperibili dai piccoli investitori, ma in rete ci sono diversi siti e forum finanziari dove la collaborazione tra gli utenti rende disponibili i CDS per i maggiori emittenti. Rischio tasso. Un altro rischio caratteristico delle obbligazioni è il rischio tasso, cioè il rischio legato alle variazioni dei tassi di interesse a breve termine decise dalla politica monetaria delle banche centrali. Una variazione dei tassi di interesse provoca una variazione del prezzo delle obbligazioni più o meno accentuata in base alle caratteristiche di ogni tipologia di bond. Questo avviene perché la relazione che lega il prezzo delle obbligazioni al variare dei tassi è una relazione di tipo inverso, cioè all'aumentare dei tassi di interesse il prezzo delle obbligazioni tende a scendere oppure a salire, al diminuire dei tassi. Un esempio può aiutarci a chiarire meglio la relazione matematica. Abbiamo comprato un'obbligazione con scadenza fra 2 anni, al prezzo di 100, per un rendimento a scadenza pari al 3,25 su base annua. Il tasso di interesse di mercato per le scadenze a 2 anni era ed è ancora del 3,25, per cui la nostra obbligazione ci sta offrendo un livello di rendimento pari a quello di mercato.
Il tasso di interesse di mercato sale al 3,5% e la nostra obbligazione, se rimanesse a 100, renderebbe sempre il 3,25 su base annua, cioè meno del mercato, e quindi nessuno sarebbe disposto a comprarla a quel prezzo. Quindi il suo prezzo deve scendere perché il suo rendimento si deve allineare a quanto offerto ora dal mercato. La sensibilità del prezzo al variare dei tassi di interesse è direttamente proporzionale alla durata dell'obbligazione, per cui bond con scadenze più lunghe avranno un rischio tasso maggiore, mentre bond con durate più brevi avranno un rischio tasso inferiore. Ecco spiegato il motivo per cui è fondamentale avere un portafoglio di obbligazioni diversificato e ben bilanciato, anche in termini di scadenze. Così, come ovviamente è fondamentale, costruire e movimentare il portafoglio in base alle aspettative sui tassi, cercando quindi di minimizzare il rischio tasso. Rischio mercato. Il terzo rischio è il rischio mercato, cioè il rischio legato alla liquidità di un bond. E sembra strano parlare di questo rischio per il mercato obbligazionario, ma anche qui sono abbastanza numerosi i titoli illiquidi. Un titolo è illiquido quando si registrano pochissimi scambi nell'arco della giornata e con spread denaro-lettera molto ampi. Abbiamo parlato dell'importanza della liquidità dei titoli nella nostra masterclass gratuita alla lezione 13, che ti invito a guardare se ancora non l'hai fatto. Trovi il link qui sotto in descrizione. La liquidità di un'obbligazione dipende in prima istanza dall'ammontare emesso e dall'ammontare in circolazione. Nel caso di emissioni piccole, di norma inferiori ai 250 milioni di euro, molto probabilmente si presenta il problema della scarsa liquidità durante le negoziazioni. Al crescere dell'ammontare emesso, il problema della liquidità si ridimensiona fin quasi a scomparire per le emissioni di diversi milioni di euro. In caso di sottoscrizione al collocamento di un'obbligazione, inoltre, è bene verificare che sia chiaramente specificato dall'emittente il mercato secondario in cui sarà negoziato il titolo a fine collocamento. Infine, il modo migliore per ridurre ai minimi termini il rischio mercato è quello di negoziare preferibilmente obbligazioni con un buon volume di emissione e compatibili con il proprio orizzonte temporale, in modo da non dover essere costretti a vendere prima della scadenza. Bene, siamo giunti alla fine di questo video e da questa panoramica sui principali rischi delle obbligazioni è chiaro che il peggiore è il rischio emittente perché è quasi imponderabile, mentre gli altri due abbiamo visto che sono più gestibili. Fammi sapere nei commenti cosa pensi di quanto abbiamo imparato oggi e spero di esserti stato utile. Non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Visita inoltre il sito Rendimento Fondi e iscriviti gratis per una settimana. Avrai accesso illimitato a tutti i contenuti, gli strumenti di analisi e operativi. A presto!